Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Una buona giornata a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno. 14 aprile. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno dei santi Triburzio e Valeriano Martiri. Oggi avvenne, 14 aprile 1883, prima rappresentazione in Italia al Teatro La Fenice di Venezia dell'Anello dei Nibelunghi di Richard Wagner, la famosa tetralogia data le sere del 14, 15, 17 e 18 aprile, con un totale di ben 18 ore di scena, eseguita con vivo interesse dal pubblico veneziano che cerca di penetrare nel difficile mondo della musica wagneriana. Oggi con noi. Nata ad Eyton, Ohio, ha completato i suoi studi universitari in pianoforte, composizione e canto negli Stati Uniti. Ha iniziato la sua carriera professionale come pianista e organista con la Cincinnati Symphony Orchestra in tournée suonando in tutte le maggiori capitali d'Europa. Con il marito, musicologo e critico musicale Giuseppe Pugliese, nel 1992 ha fondato a Venezia l'associazione Richard Wagner che attualmente presiede, organizzando nel 1994 il congresso internazionale Richard Wagner e oggi coordina le attività del Centro Europeo di Studi e Ricerche nel museo dedicato al grande compositore musicale. Per la rubrica Oggi con noi do il benvenuto ad Alessandra Althoff Pugliese. Grazie ad Alessandra Althoff per aver accolto il nostro invito e di essere oggi al telefono con noi per parlarci di quella famosa prima alla Fenice dell'Anello dei Nibelunghi. Prego Alessandra. Grazie Fabio, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori e spettatori e grazie del gentile invito. Io colgo questa occasione per proprio citare la descrizione di questo giorno e della prima del Rheingold, cioè la prima opera del Ring, che proprio è stato rappresentato il 14 aprile al Teatro La Fenice, naturalmente due mesi dopo la morte di Wagner e quando l'avevano programmato naturalmente nella speranza che Wagner potesse assistere a questa rappresentazione. Purtroppo il destino non ha voluto e forse per quanto riguarda Wagner, lui era forse più contento perché aveva avuto dei disguidi di accordi con l'impresario Neumann e finiva che da queste rappresentazioni alla Fenice lui non avrebbe ricevuto anche il compenso che lui avrebbe sperato. Perciò colgo questa occasione per, nelle parole di Angelo Neumann, di presentarvi oggi questa descrizione dell'accaduto il 14 aprile. E cito: al 14 aprile incominciarono le memorabili rappresentazioni dell'Anello dei Nibelunghi che per la prima volta veniva eseguito in Italia. Che nature intensamente e profondamente musicale hanno mai questi italiani? Essi comprendono e gustano senza fatica anche la musica che più si scosta dal loro carattere e dalla loro maniera.
già alla prima sera del Rheingold, lassù delle figlie del Reno, tentò un entusiasmo quale mai non si era verificato in Germania. Ah, perché non vi assisteva il maestro? Egli, che a Venezia si era fatto il suo nido e vi si era trovato così bene in un delizioso conforto, cosa avrebbe egli detto a tale trionfo? E questo doveva tanto più sorprendere in quanto che il pubblico si manteneva a quell'epoca perfettamente indifferente verso queste opere, che allora avevano la cattiva reputazione di essere incomprensibili. Ma la frenesia del pubblico quella sera crebbe di scena in scena. Ci doveva però essere riservata una maggiore sorpresa ancora. Pochi istanti prima della comparsa di Erda, verso la fine dell'opera, la famosa Kinderman, soprano che in quella sera era disoccupata, venne nel mio palco per pregarmi che la lasciassi cantare la parte di Erda. Si noti bene che ella aveva cantato questa parte soltanto a Bayreuth, nella prima del Rheingold, nel 1876. Dopo da allora non ha cantata mai più né a Lipsia, né a Berlino, né a Londra. Io declinai naturalmente la sua offerta, dicendole: ella canterà domani la parte di Brunhilde nella Valchiria, ed in seguito nel Sigfrido, e ancora dopo nel Crepuscolo degli Dei. Quell'artista meravigliosa si fece allora più insistente nelle sue preghiere, più eloquente, e continuò ad addurre le ragioni per le quali ella voleva proprio quella sera cantare la parte di Erda. Pensi, mi diceva, che noi introduciamo oggi l'opera in Italia. Mi lasci cantare, io non voglio nessun onorario. Dopo che io ebbi ancora una volta richiamato la sua attenzione sulle gravi fatiche che le incombevano nei prossimi 3 giorni e l'ebbi invano consigliata, cedetti alla sua insistenza e ci recammo insieme sul palcoscenico. C'era appena il tempo di gettarle sulle spalle un lungo velo, di farle prendere il posto di Erda e di pregare l'artista che era incaricata di cantare questa parte quella sera di cederle il campo. In quel momento era già stata data la battuta musicale per la comparsa di Erda. Ella sale dalla caverna sul palcoscenico e già ai suoi primi accenti di straordinaria potenza si può all'incirca immaginarsi da quale forte meraviglia fossero presi tutti i nostri dii, giganti ed artisti sulla scena, ed anche il direttore d'orchestra, Antonio Seidel, poiché essi non avevano il minimo sospetto di quanto era accaduto. Alla fine della scena il pubblico non è più alcun ritegno. Gli spettatori si alzarono dalle sedie, le signore e i signori nei palchi si sporgevano dal parapetto, tutti gridavano e non si ottenne la calma finché non fu ripetuta l'intera scena di Erda. Il pubblico entusiasta avrebbe voluto un secondo bis addirittura, ma io non lo permisi e feci un segno perentorio al Seidel perché riprendesse il seguito. Si può a ragione considerare questo trionfo dell'artista come uno dei più grandi che essa abbia mai raggiunto, e questo perché non era indirizzato alla Reicher Kindermann, soprano di fama mondiale, ma erano fatte le ovazioni entusiastiche bensì all'artista che figurava sul cartellone per la parte di Erda, cioè
brava cantante che però non si levava dalla mediocrità. La mattina seguente i giornali italiani portavano resoconti lunghi intere colonne sull'impudito trionfo dell'arte di Bayreuth. Vi si leggeva inoltre che al teatro Riccardo Varna spettava il vanto di aver presentato in Rosa Blyther la più grande artista drammatica dei tempi presenti. E il giorno dopo venne pure da me Rosa Blyther a lagnarsi perché, a suo dire, il suo collega, la Kinderman, si faceva la reclame con di lei nome, ciò che essa non poteva permettere. Io la calmai assicurandola che, in seguito, la Kinderman si sarebbe sempre presentata sotto il suo nome, ogni qualvolta naturalmente che cantasse la parte di Erna. Questa è una bellissima memoria che lei ci riporta. Sì, io l'ho trovato veramente bella, no? Sì. È solito, poi è quello che è accaduto. E poi la Erna è uno dei personaggi forse più significativo di tutto il Rin, che ha una sola scena, ma questa cantante era rinnovata allora, che cantava Brunhilde, però aveva anche il registro grave molto potente, perciò aveva anche la personalità, come si sente, che aveva praticamente... E cosa ci racconta sulla commemorazione dell'avvenuta morte del grande maestro? Venezia, come recepì? Poté partecipare alle esequie del grande compositore? Wagner morì, come sappiamo tutti e come commemoriamo ogni anno a Venezia, il 13 febbraio 1883, avendo in calerci. Una settimana dopo la sua morte arrivò il telegramma: l'angelo Neumann ha superato tutti gli ostacoli e aveva ricevuto tutti i permessi per rappresentare il re. Perciò Wagner non sapeva mai che questo sarebbe avvenuto e, come avevo detto, era una delle cose che poteva aver anche contribuito alle sue agitazioni che poi portarono al colpo che praticamente fu fatale. Naturalmente, quando lui ha lasciato la città, c'era il problema per la città di Venezia perché tutti volevano fare una cerimonia e anche alla stazione per dare congedo, per salutare il maestro, che anche dai racconti che si leggono dal giornale di allora, e la città fu fortemente colpita, c'erano tutti sulla riva che a vedere la bara andare alla stazione, ma la vedova e soprattutto Lodovico II, il re Lodovico di Bavaria, che aveva anzianamente sostenuto Wagner dal 1865 in poi, non volevano e non avevano permesso alla città di fare una cerimonia commemorativa. Ma Neumann racconta come hanno voluto anche fare la commemorazione alla fine del regno, la sera del 19 aprile. Nel pomeriggio di quel giorno, e cito ancora dal racconto di Neumann, il teatro Riccardo Wagner volle commemorare il maestro nel Canal Grande, davanti al Palazzo Wendling, in cui egli era morto. La commemorazione musicale riuscì in modo così grandioso ed imponente quale non si sarebbe mai potuto immaginare, e tenne tale effetto impressionante come non ebbe mai, eppure approssimativamente, nessuno dei molti spettacoli musicali che si vollero organizzare dopo la morte di Wagner in onore del grande maestro. Il municipio di Venezia aveva messo a nostra disposizione, per collocarvi l'orchestra, la
grande barca di gala che serviva solo per le occasioni solenni. In essa prese posto Antonio Seidel, direttore d'orchestra, con la sua orchestra. Gli artisti e le artiste seguivano in sei di quelle tanto famose gondole, mentre molte altre centinaia di queste agili barche si precedevano lungo il Canal Grande fino al Palazzo Vendramy, dove tutte si allinearono intorno a noi. Tutta la nobiltà veneziana era presente sulle sue gondole di gala vestite di lutto. Seguiva poi tutta la colonia straniera che aveva potuto trovare ancora gondole, un corteo funebre dunque, che a stento si poteva abbracciare con l'occhio. E lo spettacolo di tutta questa gente brulicante che si muoveva in varie direzioni con la intervento e intervenuta per onorare la memoria dell'eroe era veramente commovente. E commossi lo siamo anche noi a sentire questo racconto, Alessandra, perché anche se lo conosciamo, sentirlo così raccontare dalla sua voce ci emoziona sicuramente. E adesso, Alessandra, io devo chiederle l'impegno che tutti i nostri ospiti si assumono quando accettano di partecipare alle nostre trasmissioni, che è quello di suggerire agli ascoltatori un libro dove poter approfondire l'argomento, in questo caso il personaggio che oggi lei ci ha così elegantemente illustrato. Mi è parso più opportuno di qualsiasi altro volume suggerirvi di trovare, volendo, in Amazon, in antiquariato, perché ormai è fuori stampa, il volume Riccardo Wagner, Diario veneziano, lettere a Matilde Wesendonck e dal diario di Cosima Wagner, a cura e con la presentazione di mio marito e il nostro fondatore dell'associazione e critico musicale, musicologo Giuseppe Pugliese. Sul libro si trovano anche le citazioni che io oggi vi ho letto. Inoltre ci sono dei passaggi di descrizioni di Venezia proprio fatte da Riccardo Wagner, che giusto mio marito e il nostro presidente Giuseppe Pugliese riteneva che fossero state addirittura plagiate da Thomas Mann quando lui ha scritto Morte a Venezia. Sono molto belle e molto suggestive. E quindi non mancheremo di prendere questo libro e leggerlo oppure rileggerlo se qualcuno l'avesse già nella propria biblioteca. Noi la ringraziamo, Alessandra, per essere con noi, per averci raccontato questa bellissima esperienza e ci impegniamo l'impegno di venirla a trovare presto presso l'associazione Richard Wagner a Ca' Vendramin in Calergi, che lei presiede da tanti anni. Speriamo di poter riaprire presto il museo e saremo lieti di accogliervi tutti, speriamo numerosi. Grazie e buona giornata, Alessandra. Altrettanto, Fabio. Grazie, arrivederci. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno. Bel tempo e cattivo tempo non dura tutto il tempo. Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città